One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi ci occupiamo di una commedia leggera, di quelle sulle quali non bisogna sforzarsi troppo. Una favola sentimentale senza troppe pretese, di cui, diciamoci la verità, ogni tanto c'è bisogno. Prendete Jennifer Lopez, che di mestiere fa la wedding planner, cioè l'organizzatrice di matrimoni, completamente assorbita dal suo lavoro. Le basta vedere la gente felice convolare a giuste nozze. Il film si intitola Prima o poi mi sposo. E a lei poco importa del fatto che non è riuscita a coronare questo sogno. Anzi, è una di quelle donne che vive la singletudine con fierezza. Un giorno la ragazza incontra il padre a un meeting e qui rivede un tizio col quale ha trascorso l'infanzia e che ha le fattezze di Justin Chambers, uno dei volti più conosciuti della serie televisiva Grey's Anatomy, il quale da subito comincia a farle una corte spietata. Jennifer Lopez è lusingata, ma mica può cascare alle prime avance, è pur sempre Jennifer Lopez. Qualche giorno dopo, la wedding planner viene casualmente coinvolta in un incidente in cui rischia di essere investita e viene soccorsa prontamente da un medico che ha le fattezze di Matthew McConaughey. E capirete, soprattutto voi amiche, che voi potete anche essere Jennifer Lopez, ma se vi ritrovate davanti Matthew McConaughey, fate un po' di fatica a restare indifferenti. E questo giovane itante dottorino non le è affatto indifferente e sembra pure ricambiare l'interesse. Perciò la Lopez, che aveva chiuso con gli uomini, di colpo se ne trova appresso due. Vedete com'è strana la vita? Ma aspettate, perché ancora non vi ho detto nulla. Dovevo incontrarmi con Fran e una che organizza matrimoni. Che per caso eri tu? Quante probabilità c'erano? Balla! Balla! Affronta la realtà. Quel giorno non ti sei presentato perché non vuoi sposarti. Cosa? Lo vedo in continuazione. Tu vedi cosa? Perché le hai detto che hai salvato una vecchietta? Esatto. Credi di volerti sposare, ma non è vero. Sei solo angosciato e confuso e allunghi l'occhio su un bel peperoncino appena puoi. Mary, tu non hai idea di che cosa stai parlando. Ah, no? No. Allora perché sei venuto al cinema con me? Perché Steve è venuto al cinema con te? Beh, vediamo, prima di tutto, a Steve piace il cinema. Steve quella sera era libero. Steve ha detto, ehi, sai che ti dico, un film è una buona idea. In più è stato invitato. Perché Steve parla di sé in terza persona? Ma di cosa stai parlando? Pensi di confondermi per cavartela? Di mettermi su una falsa pista? Ma io ti fiuto! E io profumo di susine dolci succose e di formaggio grigliato. Cosa? Sì. Il tizio che ha risvegliato i sentimenti della wedding planner è proprio l'affascinante medico che, guarda un po' il caso, si scopre essere prossimo al matrimonio. E con chi? Con una cliente della wedding planner. Insomma, questa relazione non sa da fare, ma quel matrimonio invece sì. Jennifer Lopez si mette il cuore in pace e decide di comportarsi professionalmente. Per distrarsi, accetta la corte serratissima dell'amico d'infanzia. Tutto risolto? Solo apparentemente. Trascorre un po' di tempo e la wedding planner decide di convolare a giuste nozze proprio nello stesso giorno in cui si sposa l'aitante dottorino. Semplice coincidenza? Non credo proprio, perché diciamoci la verità, voi potete anche essere Jennifer Lopez e trovare un bello di Grey's Anatomy disposto a tutto. Però, se lungo il cammino incrociate un Matthew McConaughey, come fate a non pensarci? La Lopez ci pensa, e come se ci pensa. Ma può essere mai possibile mandare all'aria due matrimoni nello stesso giorno? Chissà, lo scoprirete soltanto guardando il film. Prima o poi mi sposo è disponibile su Prime Video e Now TV. Fazzoletti 1 su 5, popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché rientra perfettamente nelle categorie commedie sciacquacervelli per una sera. Buon divertimento!